Benvenuti all'intervista. Nostro ospite di oggi è Giordano Bifolchi, uno dei titolari di un'azienda di Montepulciano, la QR-SIT, QR, cioè QR, è la sigla dell'ormai noto codice di interfaccia con gli strumenti digitali più avanzati. Mentre SIT sta per, se non sbaglio, per Servizi servizi innovativi per innovativi il per il turismo, sì. turismo. Ecco, ce ne vuol parlare di che cosa si tratta? Se non sbaglio, è nata 5 anni fa. Sì, la società nasce nel 2010 proprio dall'idea di poter utilizzare i codici QR per dare informazione ai turisti. Noi viviamo a Montepulciano, una città turistica per eccellenza. Ogni luogo storico, quindi tutte le chiese, i palazzi, erano privi di qualunque informazione. Attraverso il codice QR era possibile, inquadrandolo, tanto ormai penso sia un sistema che tutti conoscono, inquadrando il codice era possibile dare tutta una serie di informazioni a chi visitava il nostro paese senza la necessità di avere una guida cartacea o di essere sufficientemente preparati per poter fare una visita del centro storico. Proprio dall'idea di utilizzare i codici QR, da un po' di tempo stiamo lavorando a un progetto che riguarda tutti i luoghi della Toscana storici. Nell'anno dal 97 al 2000, la Regione Toscana ha messo in piedi un progetto che direi grandioso, ma che è poco conosciuto, che riguardava i luoghi della fede. Erano tutta una serie di informazioni. Il progetto è durato, come dicevo, dal 97 al 2000, proprio diciamo propedeutico a quello che sarebbe stato il grande giubileo del 2000, per poter dare le informazioni anche di luoghi sconosciuti. Ci sono tantissimi posti nella nostra regione che è difficile anche individuare, trovare. Si Sono tratta chiese, di cappelli, luoghi della ecco, fede, esatto. Sono luoghi della fede che. anche minuscoli delle Anche volte, minuscoli, anche esatto, in sono luoghi ormai magari frazioni dimenticati, sconosciute. certo, che erano anche sul territorio della Via Francigena e quindi un territorio che è stato riscoperto solo negli ultimi anni. E in ogni caso luoghi di grande bellezza, di grande valore, ma sconosciuti al grande pubblico. Ecco, questo progetto che ricordiamo infatti ebbe una certa risonanza al momento anche con la pubblicazione di ben 24, 24 volumi sì, più più uno, uno, diciamo, ecco, 25 sì. volumi. Sì, leggo un po' di dati perché è difficile ricordarseli così a memoria. Intanto il progetto ha riguardato 2527 edifici storico-religiosi. Non necessariamente la cattedrale di Pisa o il Duomo di Montepulciano, ma anche piccole canoniche, piccoli luoghi dove la memoria si era persa. Allora, sono stati realizzati all'epoca 6.882 cartelli direzionali, cioè cartelli che indicano i luoghi. Sono stati installati 2.043 pannelli esternamente agli edifici religiosi e anche civili e sono stati fatti 60 pannelli di grande dimensione all'interno delle chiese più importanti. Basta andare a Pienza, basta andare a Pisa, dentro il Duomo, ci sono queste informazioni che sono in doppia lingua, in italiano e in inglese. Il cartello è in questo formato qui, A Omega è, ormai conosceranno tutti, la Omega, qui inizia la vita e qui finisce, e così è il simbolo, il logo che è stato scelto per questo tipo di informazione. I cartelli si presentano di questo colore con l'evidenza del luogo che stiamo visitando. E sono adesso, oggi Questi sono cartelli ridotti oggi, male, diciamo. esatto, purtroppo nel giro di tutti questi anni i cartelli si sono degradati in maniera consistente. Li vediamo ancora, In alcuni posti peraltro. si riescono ancora a vedere, in altri proprio sono scomparsi completamente e c'è solo un cartello nero davanti magari all'edificio religioso più importante del nostro paese. E questo non fa fare bella figura, soprattutto con gli stranieri che chiaramente davanti, ecco, per esempio, un esempio classico è proprio il Porto Montepulciano perché ci abito. Se qualcuno passa davanti alla chiesa di Santa Lucia, vedrà che c'è solo
questo pannello nero che ormai ha perso anche l'ultimo lembo di plastica e sta lì a, praticamente a non far niente. Sì, diciamo che si sono degradati in un tempo relativamente breve, purtroppo. Sì, erano altre pellicole, altri supporti che non erano destinati a durare così tanto tempo. Ecco, il vostro progetto allora? Il nostro progetto è rinnovare tutti questi cartelli, utilizzando i supporti esistenti, perché oggi un progetto del genere sarebbe inimmaginabile, considerando tutte le autorizzazioni che occorrono per poter mettere una indicazione davanti a un edificio di importanza storica. Il nostro progetto è sostituire le informazioni che sono in questo momento degradate con cartelli nuovi. Soltanto la pellicola pittorica chiaramente noi sostituiamo, e quindi dare dignità a questi luoghi che sinceramente non si meritano un trattamento quello attuale. Naturalmente con l'aggiunta del codice. L'innovazione è quella di inserire un QR code all'interno del cartello, in modo che il turista o chi è interessato a fruire delle informazioni, puntandolo con il proprio smartphone o tablet, ormai è ben conosciuto il sistema, possa riavere queste informazioni in formato digitale, quindi se le può portare dove vuole, se le può portare in America, in Francia, in Germania, in Cina, si riporta un ricordo di quello che ha visitato in formato digitale, che quindi può spedire a un amico via mail, insomma tante possibilità. Ma con questo codice noi abbiamo la possibilità ulteriore, visto che il turismo è cambiato e quindi ci sono nuove potenzialità, ci sono molti cinesi, ci sono molti russi che tanti anni fa non si vedevano lingue avere anche in automatico la lingua specifica dell'utente. Una volta erano destinati a inglesi e italiani, e i tedeschi conoscono bene l'inglese, quindi potevano usufruire di queste informazioni. Oggi noi qui possiamo in maniera automatica dare la lingua propria del consultatore, del turista. Non solo, ma attraverso la lettura di questo codice QR noi siamo in grado di sapere quante persone hanno visitato un determinato luogo e quindi lavorare su quella struttura in maniera adeguata per poter dare maggiore fruibilità del sistema. L'altro fatto interessante è che all'interno sempre del codice QR potremo mettere tutta una quantità di foto e di informazioni che un semplice cartello non può dare. Pensiamo per esempio a una struttura chiusa, a una chiesa in restauro, oppure una chiesa in stato di proprio non vivibilità. Dall'esterno possiamo fare una visita virtuale di quello che c'è all'interno. Ma ritengo che il progetto più interessante sia quello di dare continuità a qualcosa che è nata 15 anni fa. Continuare sullo stesso percorso con l'innovazione tecnologica, quindi un investimento molto inferiore rispetto a quello che potrebbe essere una ripartenza. Tra l'altro abbiamo un altro giubileo alle porte, quello esatto, della misericordia, quindi quale migliore occasione? Ma a chi è rivolto il vostro invito, il vostro appello? Il nostro appello è rivolto sicuramente alla regione Toscana, perché questo progetto nasce soltanto nella regione Toscana e nessun'altra parte dell'Italia c'è un progetto simile stato fatto. Noi siamo così ricchi di beni e di strutture che non possiamo lasciarle abbandonate nemmeno dal punto di vista tecnologico. Ecco, rifare un progetto di questo genere sarebbe una cosa impensabile, però dargli continuità, rinnovarlo nella qualità, dignità alle varie postazioni, ritengo che con una cifra piuttosto modesta si possa realizzare. Invito i vostri ascoltatori a controllare, a fare una verifica nel loro territorio per vedere quanti di questi cartelli ci sono ancora e in che condizioni sono. E quindi è la possibilità, magari attraverso Toscana Oggi, di avere non dico uno sponsor, ma insomma un veicolo importante per poter dar seguito al nostro progetto. Bene, noi anche come giornale, oltre che come network televisivi, ce ne facciamo volentieri carico. Noi vi ringraziamo. E grazie allora
a Giordano Bifolchi e arrivederci alla prossima puntata. Grazie a voi.